e vado a dare il mio personale benvenuto e salutare Emanuele Lamanna, founder di Motorcycle Academy Project. Intanto ciao Emanuele, come stai? Bene Claudio, grazie. Tu come va? Io tutto bene, sono molto curioso di conoscere la tua storia. Facci una breve presentazione personale. Allora, io sono Emanuele, sono un ingegnere meccanico, sono laureato alla Sapienza e presso la New York University. Normalmente durante il giorno sono progettista veicolo MotoGP e Superbike presso Ducati Corse, e quindi mi occupo della progettazione di tutte quelle che sono i componenti del veicolo. Nel 2020 ho avviato questo progetto personale di questa scuola. Questa scuola è nata inizialmente come formazione online, principalmente diretta verso gli Stati Uniti, quindi in lingua inglese. Da un po' di tempo a questa parte abbiamo deciso di portare su strada queste competenze, creando proprio anche dei corsi pratici in pista. Pensavo che la scelta di farli online fosse dovuta alla pandemia, perché il 2020 dovuto a quello, ha avuto la sua incidenza. Però lì, bello il fatto che vuoi recuperare, vuoi fare anche attività pratica, dai, che comunque passare dalla teoria alla pratica è sempre carino. Assolutamente, poi per le moto è anche qualcosa di molto richiesto, le persone vogliono giustamente vivere le cose dal vivo. Come mai proprio ti è venuta in mente l'idea di un'accademia? Ma questo perché io ho avuto la fortuna di essere circondato da persone e professionisti veramente in gamba, che poi sono effettivamente il valore di tutto questo progetto. Ruota tutto intorno a loro, alle loro capacità e al valore che loro poi apportano. Vedendo questa fortuna che avevo di poter collaborare con questi professionisti, ho pensato che sarebbe stato molto bello mettere a disposizione degli utenti normali, le persone che vanno a fare prove libere in pista, le competenze di cui usufruiscono anche i piloti cioè che fanno proprio le gare del mondiale. Certo. Quindi noi ci differenziamo perché fondamentalmente creiamo questi corsi in pista dove le persone non solo ricevono chiaramente tra i cordoli una formazione di assoluto livello, perché abbiamo piloti assolutamente importanti, ma quando rientrano al box non sono soli, arrivano, si siedono, trovano il loro ingegnere di pista che li ascolta come loro si sono trovati durante il turno, e con la collaborazione dell'ingegnere meccanico e eventualmente anche dell'ingegnere elettronico viene messa a punto la loro moto, quindi la loro moto viene cucita su di loro. Questo permette alle persone di riscoprire il loro mezzo, perché quello che poi succede tantissime volte è che andiamo a acquistare un mezzo che è super performante, ha determinate caratteristiche come per esempio la completa regolabilità del reparto sospensioni, ma poi non l'andiamo a sfruttare perché abbiamo paura di fare disastri, di rovinare la moto, eccetera. E quindi poi lasciamo tutto questo potenziale inespresso sul nostro mezzo. Quando le persone arrivano e scoprono come la loro moto può cambiare una volta che viene chiaramente tarata su loro stessi, loro sono contentissimi, sono veramente entusiasti. Godono anche di altre feature, quindi loro sono per esempio durante il corso connessi sempre mediante interfono all'istruttore, quindi ricevono anche feedback in tempo reale che gli permette di massimizzare ciò che loro possono prendere dal turno in pista, e quindi si crea questo ambiente molto da box racing professionale. Mi piace molto il concetto di abito sartoriale, si sottovaluta molto spesso sulle moto, perché davvero c'è bisogno di creare la personalizzazione, perché poi hai detto ovviamente delle qualità che può avere una moto che possono magari non essere sfruttate, ma poi ci sono delle capacità, abilità individuali che sono appunto individuali, quindi ognuno ha una, magari è più bravo in curva, magari è più bravo nel tracciato, cioè ci sono ovviamente delle differenze ed è giusto che poi la moto abbia sfrutti quelle competenze individuali, è fondamentale. Assolutamente, c'è un errore comune che viene pensato, specie da magari neofiti, loro dicono, molti dicono, noi alla fine sappiamo di non riuscire a sfruttare tutta la moto, tutta le sue capacità, che senso ha che andiamo magari a intervenire sulle sospensioni se tanto il limite siamo noi? No. Ecco, questo è un concetto molto diffuso ma sbagliato.
la moto cresce insieme al pilota, quindi esatto. Noi andiamo a fornire la moto giusta per il livello che il pilota ha in quel momento, e in quel momento il pilota si sente confidente con un determinato setup e riesce a esprimere il meglio, specie nei neofiti, proprio che vediamo certo. un miglioramento pazzesco tra un turno e l'altro. È frequente vedere 3-4 secondi al giro tolti solo per gli interventi di setup. Man mano che poi il pilota comincia a conoscere il mezzo, a conoscere se stesso, noi andiamo a sviluppare la moto e a farla crescere con lui. Quando lui è in grado poi di sfruttare un setup differente, lo portiamo lì e quindi cresce con noi. Ci racconti, Emanuele, proprio la struttura poi dei corsi, come funziona il tutto? E hai parlato di neofiti, quindi in realtà è accessibile a tutti l'accademia. Assolutamente, in base al livello, noi in una determinata giornata, in base ai piloti che abbiamo quel giorno lì, forniamo un istruttore in grado di rendere al meglio per quel livello lì. E noi portiamo persone che non sono mai entrate in pista, ma che vogliono farlo nel modo giusto, perché chiaramente c'è una rete di sicurezza attorno a loro. Certo. Vi sono il meccanico, prima di tutto verifica che il mezzo sia a posto prima di partire, che tutto sia in ordine. Vengono dotati di tutti quelli che sono gli strumenti, termocoperte, cavalletti, perché molte persone che giustamente cominciano non hanno tutto a loro disposizione. Certo. E quindi cominciano e iniziano subito bene. Questo è un valore molto importante, perché spesso quello che si trova da persone che magari vanno in pista già da tempo, che hanno assorbito delle abitudini, ecco, queste abitudini poi diventano più difficili da togliere successivamente nel tempo. Invece coloro che hanno la fortuna di trovarci subito iniziano nel modo giusto, più sicuro, e soprattutto si divertono da matti. Emanuele, vado a ricordare i tuoi contatti. Motorcycle Academy Project è presente su Facebook, ricordo come si scrive: MOTORCYCLE Motorcycle. L'Academy invece si scrive ACADEMY e Project PROJECT. Motorcycle.academy.project invece è la pagina su Instagram, motorcycleacademyproject.com il sito web, info@motorcycleacademyproject.com l'indirizzo email. Ovviamente fate corsi, ma sono sia individuali sia di gruppo, aperti in ogni periodo dell'anno, come funziona? Assolutamente, ci sono sia giornate di gruppo, dove comunque per mantenere un elevato standard il pilota istruttore non esce mai con più di 2 o al massimo 3 allievi per volta, quindi viene all'interno del box, vengono messe un massimo di 8 moto, altrimenti vi è un servizio assolutamente one to one, customizzato, individuale, dove il pilota ha a disposizione il suo box, il suo istruttore, e riceve assolutamente un trattamento personalizzato al 100%. Emanuele, qual è in questi 4 anni magari la soddisfazione più grande? Perché prima parlavi davvero di neofiti che raggiungevano, dimezzavano di 3 secondi. So che magari tutti poi quelli che sono venuti sono tutti come tuoi figli, no? In cui sei soddisfatto tanto. Però c'è magari un evento che ricordi con più piacere rispetto a un altro? Sì, allora sicuramente la cosa bella è quando loro tornano e ti dicono: non so come avete fatto, è un'altra moto. E poi vai effettivamente a vedere il cronometro, perché loro rientrano che sono convinti che hanno fatto le stesse prestazioni, se non anche qualcosa peggio, perché gli è sembrato di non forzare. Questo è importante, è fondamentale. Quando gli dici che hanno magari tolto 2, 3, 4 secondi, sono increduli, dice: io credevo di essere andato più piano di prima. Questo è figlio semplicemente del fatto che si sono sentiti più confidenti con il loro mezzo, non si sono resi conto che stavano andando più veloci. Ecco, quello è sempre molto bello. Emanuele, purtroppo i tempi radiofonici incomodano su di noi, quindi ti chiedo: quali sono i tuoi progetti per il futuro? Perché so che c'hai un pensiero, che è di nuovo tornare in pista, ma soprattutto Spagna-Portogallo, no? Sì, diciamo che chiaramente ci sono dei limiti climatici anche, no, in Italia, quindi vogliamo assolutamente creare anche un calendario invernale che sfrutteremo probabilmente soprattutto la Spagna per godere del clima un pochino più mite. Non ti ho chiesto, Emanuele, tra i contatti hai qualche preferenza su dove essere contattato eventualmente per informazioni? Ma c'è info@motorcycleacademyproject, che è sempre attiva, e quindi lì rispondiamo in tempo reale. Emanuele, io ti ringrazio davvero tanto, perché hai creato davvero un servizio molto customizzato in un ambiente in cui magari si
ci si dimentica di quanto sia importante la customizzazione sulla moto e sulle persone. Quindi ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te, Claudio. Ringrazio anche tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando, e ricordo nuovamente tutti i contatti che stanno scorrendo qui in basso nel banner. Da Claudio un saluto e alla prossima storia. Storytime, Evoluzione Radio.